Finalmente, finalmente fatti sotto pezzo di vomito. Ti prego, disintegralo, re, ti prego. Quanto sto godendo, quanto sto godendo. Oh santo Dio, quanto è brutto. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Metaphor e Fantasio. Ragazzi, siamo pronti, siamo già tornati qui nel dungeon perché dobbiamo riaffrontare la boss fight che abbiamo fallito purtroppo a causa di scarse risorse nello scorso episodio. E poi credo che riusciremo anche a sconfiggere il necromante oggi. Ho fatto una piccola svolta perché mi sono sicuramente preso consumabili, quindi adesso siamo più o meno abbastanza ben messi per affrontare questa seconda parte del dungeon. In più ho anche scoperto alcune cose, ovvero che abbiamo due versioni di potenziamento per quanto riguarda gli equipaggiamenti. Una che l'abbiamo vista insieme nello scorso episodio, ovvero quella di andare in chiesa e risanare gli equipaggiamenti, quindi li potenziamo in un certo senso. E poi abbiamo trovato in giro anche degli equipaggiamenti arrugginiti. Bene, se questi equipaggiamenti poi li portiamo ai mercanti, loro possono, diciamo, pulire la ruggine e darci l'equipaggiamento sano. E ne ho trovati alcuni interessanti, tipo la cappa del santore che ho dato poi al nostro protagonista. E in più abbiamo trovato anche finalmente un'arma nuova per la nostra Alkenberg. E quindi ci siamo potenziati abbastanza. Vediamo adesso come va la situazione. Oltre a queste robe qui, quindi all'arma nuova e alla cappa per il nostro protagonista, ho anche sistemato un pochettino le build, quindi per adesso andiamo sempre con Alkenberg Tank, Stroll DPS e noi siamo support. Li ho un pochettino modificati, ho messo più magia al protagonista, ho messo più resistenze a Alkenberg. Ora io mi sto perdendo qui, perfetto. E poi ho messo anche un po' di fortuna a Stroll, giusto per vedere che cosa succede. E poi gli ho messo ovviamente anche la forza. Ora, torniamo sui nostri passi. Dobbiamo riprendere l'ascensore. Non so se c'era un altro modo per andare più veloci nel dungeon, però oramai sono arrivato qui, quindi dobbiamo rifarci praticamente un'altra strada. A meno che non possiamo fare questo, infatti. No, non possiamo farlo. Dobbiamo rifarci la strada a piedi. Vabbè, non è un vostro problema perché tanto taglierò. Vediamo un po' come va adesso con le nuove build, il nuovo team. Vediamo subito. Allora, qua abbiamo sempre la solita strategia di usare la luce di loro per avere un turno in più. Vedete? Adesso abbiamo dei danni clamorosi. Ho messo magia, come vi ho già detto, sul nostro protagonista. E già le cose si fanno più interessanti. Mi sa che lui era resistente ai fendenti, quindi non so sinceramente cosa fare con Stroll. Vediamo se possiamo fare qualcosa di questo tipo. Ma tutti quanti taglienti sono i nostri attacchi, quindi vabbè, facciamo così. Su semplicemente un mostriciattolo. Benissimo. Mentre lei possiamo fare questo. Vediamo che danni facciamo adesso. Madonna ragazzi, sono, mi sa, 40 danni in più. E non sono affatto male. Becca di questo. Sciottiamo gli zombie così. Beh, la situazione si fa più interessante. Poi andiamo sicuramente a fare, se riusciamo, in questo episodio la missione di Brigitta. Vi faccio vedere anche la parte tagliata nell'episodio fantasma. Il fantomatico episodio fantasma. Prima o poi ve lo farò vedere. Vabbè, sì, continuiamo così. Perfetto. E poi andiamo avanti. Beh, penso che sia molto più semplice la questione. Questo buff. Il mamudo. Anche alla resistenza dovremmo essere un pochettino messi meglio. Quanto sto godendo il grande Stroll, il gioco di gambe. Attenzione. Rottiamo questo. E ci siamo. Ok, perfetto. Allora, possiamo effettivamente uccidere lo zombie. Adesso lui attaccherà noi. Noi abbiamo tre turni adesso così. Debolezza. Vediamo quanto gli facciamo con la luce. Ok, resiste anche alla luce. Resiste a tutto sto qua. Mancato. Beh, Stroll, mi hai molto deluso. Posso dirlo? Aia. È morto. Sono morto io. Porca Eva, è morto anche Stroll. Non devo sottovalutarlo, mi sa. Vediamo se possiamo fare così.
abbiamo un turno in più, perfetto. Perché poi prima usava l'attacco per potenziarsi. Adesso proprio mi ha attaccato brutalmente così. Ecco, infatti usava questo prima. Perché non l'hai usato prima? Ma sei poi un pezzo di vomito. Può darmi fastidio. Incredibile. Va bene. Andiamo indietro. Parata. Facciamoli attaccare. Non so se io muoio. No. Sono ultra contento. Allora, Stroll non lo voglio risuscitare. Perché francamente vorrei conservarmi per il necromante le risorse. Dovremmo riuscire a ucciderlo. Purtroppo però il nostro Stroll non prenderà l'exp. Questa è una cosa che dobbiamo comunque valutare. Dobbiamo stare molto attenti. Allora, se non ci uccide qui, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, perfetto, ottimo. Dai, Hulkenberg. Ed ecco la kill. Molto bene, molto molto bene. Quanto XP ci dai? Minchia, 290. Peccato, il nostro Stroll si è perso un sacco di exp. Maledizione. Che palle. Eh sì, abbiamo capito. Vai, altra magia. Ormai è build magica per il nostro protagonista. Legame di ferro aumenta la difesa del 10%. La difesa aumenta ulteriormente se sono presenti archetipi dello stesso lignaggio. Va bene. Abbiamo un'altra zona di esplorazione. Perfetto, mi piace. Oh Cristo santo, che spavento. Ma voi siete pazzi. Questa porta si può aprire. Ottimo. C'è una cassettina per me. Un piccolo premio. Porcellana bianca rotta. No, questi qua sono anche oggetti vendibili. Vabbè, affrontiamolo ragazzi. Effettivamente, vabbè, non doveva finire così. Non doveva finire in imboscata. Però voglio vedere quanto XP ci dà. È uno solo, quindi secondo me ce ne darà veramente poca. Vediamo se riusciamo a capire un po' le sue debolezze. Vabbè, abbiamo distrutto. Questo qua ci dà tipo 5 di XP. 22, vabbè. Se ne troviamo più di uno, forse qualcosettina in più ce la potrebbe dare. Eccole qua le guardie, perfetto. Queste le voglio affrontare, voglio vedere. Oh, sono tutti blu. Tu sei, anche tu sei blu, perfetto. Poi non ho capito bene questo fatto che da gialli poi diventano blu. Non so che cacchio abbiamo combinato. Tecnicamente niente, non ho combinato niente, però qua è chiusa, devo trovare una... Ah, è altro lato, quindi uno shortcut. Questa parete è fatta di magla, allora non credo che potremo attraversarla. È una barriera miasmatica, un tipo di barriera magica. Non avevo mai vista una così grande. Fatta al necromante, credo. Date un'occhiata dentro, quello non è l'elevatore? Credi che funzioni? Dobbiamo levare la barriera, però. Non avrebbe senso innalzare una barriera, altrimenti. Se trovassimo un modo per superarla, potremmo raggiungere la sommità. La barriera miasmatica somiglia a quella che abbiamo visto nei sotterranei del mausoleo, quindi è probabile che ci sia un cristallo che l'alimenta. Dobbiamo cercare il cristallo, quindi. Abbiamo visto anche nello scorso episodio che ci sono tipo gli spawner di Minecraft. Eccolo là, il cristallo, perfetto, l'abbiamo trovato, dobbiamo scendere. Abbiamo trovato il nostro bersaglio? Beh, penso proprio di sì. Deve essere quello a tenere in piedi la barriera magica, o di ammetterlo, ma quel necromante è un mago che sa il fatto suo. Avviciniamoci al cristallo, se lo rompiamo dovremmo liberare il passaggio. Ok. Non sono cappe bianche questi soldati, perché abbiamo visto verdi e rosse. Prima stanzetta, c'è qualcosa di interessante. Gargoyle che si rianimano, no. Cosa c'è qui? Ui, un po' di zombie ovviamente blu, quindi li possiamo massacrare. E c'è la nostra cassettina. Molto molto bene. Beh, abbiamo preso un po' di exp. C'erano poca exp, però comunque, perché non farlo? Guanti sterilizzati. Forza 1 e magia 1. Non sono male questi. Qua c'è una barriera. Possiamo romperla? No, dobbiamo trovare un'altra strada. Beh, è intricata questa parte di dungeon. Bellissimo. Mi sta piacendo un sacco il dungeon comunque. È molto simile ai palazzi di Persona. Però alla fine quello deve essere. Ma non posso lanciarmi. Lì c'è un oggetto sull'altare. Dobbiamo cercare di arrivare qua sotto, allora. Salta giù. Oh, ora possiamo farlo. Sono dall'altra parte sono andato. Ottimo. No. Aspettate che là c'è una cassa. Ok, possiamo fare solo questo, mi sa. Fermi, fermi, fermi. Che qua abbiamo scoperto qualcosina. Venite qua voi, cappe durate. Cioè, praticamente da una parte all'altra sono andato facendo questa acrobazia. Sono salito sopra e adesso sono salito sulle braccia. Vabbè, il mio intento era quello di scendere. Però vabbè, anche qui vediamo che cosa troviamo. Sto un po' perdendo, sinceramente. Qua è chiusa. Fermi. Ci siamo qua.
Questa mi sa che l'ho aperta. Non so come io l'abbia aperta. Ah, è lo shortcut. Ottimo, quello che abbiamo visto prima. Perfetto, quindi abbiamo aperto un pochettino la mappa. Ci sta, ma io non so dove cacchio sto andando. La cosa buona è che stiamo scendendo. Oh, altro punto di ristoro. Perfetto, non è uno che avevamo già visto. Stiamo scendendo, quindi ci sta. Qua c'è una cassettina. Fatemi aprire, per favore. No, non possiamo aprirla. Ok, shortcut da questo punto di vista. C'ho nuovi nemici però, affrontiamoli subito. Vieni qua. Oh, piano. Benissimo, aspettate. È che è imboscata. Tripla, tipo. Oh, cavolo. Andiamo nella cacchina? Vabbè, i danni non è che ci facciano tanta paura. Questo però sì, perché adesso riattaccano. Cavolo. Sono due debolezze. Ok, beh, sono deboli alla luce. E li sciocchiamo. Ammazza quanto sono deboli alla luce. Perfetta, sono dei merdoni. Riflesso, oh. Sono immuni ai danni contundenti. Ora non mi ricordo che danni erano quelli della lancia. Oh. Questo è brutto. E allora facciamo così. Sortiamo questo. E poi usiamo non i taglienti del nostro stroll. Dai, perfetto. Morti? Tranquilli? Oh, Gesù. Ce ne sono altri. Però noi sciottiamo con la luce. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Exp, quanto ce ne dai? 40, mazza mia. Proprio lo sforzo totale ci state facendo, eh. Ah, siamo arrivati finalmente dove volevo arrivare. Perfetto. Qua abbiamo un oggettino che immagino sia la chiave. Cos'è? La collana. Cosa c'è che non va? Qualcosa di turba? La strada d'oro sta reagendo alla collana del sigillo sacro. È la collana che abbiamo trovato prima nel forziere. Perché all'improvviso? Guardate la statua. Oh, si sta abbassando. Ah, ora abbiamo collegato. Ah, avete visto? Perfetto. Ora dobbiamo risalire però. Ottimo. Questa sì che è una sorpresa. Chi avrebbe immaginato un meccanismo del genere? Suppongo che la collana fosse la chiave per muovere la statua. Ecco perché era tenuta in quel forziere. Infatti si tratta di una chiave magica. Significa che il tesoro di cui parlava il monaco è qui dietro. Questo è il vero tesoro. Cristo santo, corriamo. Fermi. Non ne voglio sapere niente. Non ne voglio... Ah, qua abbiamo il cristallo, mi sa. No, voglio prima prendere il tesoro. Quindi facciamo le cose importanti. Non più che altro perché ho paura che, non so, succeda qualcosa. Ci ammazza. Non lo so, ci catturano, quindi comunque è meglio finire quello che stavamo facendo e poi andiamo lì. Ah, qua c'è l'ascensore. Vediamo un po' se mi ricordo la strada. Vediamo se scendendo di qua riusciamo. Qua c'è la barriera. Te prego. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, suppongo di sì. Ottimo. Il tesoro, ragazzi, ti prego, dammi qualcosa di incredibile, bellissimo, vai, ti prego. Ok, è viola. Tunica dell'esorcista. Ok, abbiamo ottenuto la nuova armatura del protagonista, fantastico. Direi di non perdere tempo, come al mio solito, e equipaggiamola subito. Peccato che avevo appena trovato questa, però è molto più forte. Vai. Faremo un sacco di danni adesso. L'ho aperta. Ok, questo è un altro shortcut. Ah, è lo shortcut che vedevamo. Ok, c'era la cassa dietro. Ottimo, perfetto. Abbiamo collegato tutto. E immagino che adesso possiamo andare avanti. Eccoci qua, vai. Vediamo un po' chi si cela dietro questa porta. Chi sta difendendo il cristallo. Sono prontissimo, andiamo. Altri nemici, quando controllo dall'alto non c'erano mica. Questi qua spariscono. Sembra che anche questi tipi stiano proteggendo il cristallo. Saranno stati attratti? Ad ogni modo sono un ostacolo. Se non sbaglio, la forza bruta potrebbe essere una soluzione. Rompendo il cristallo i miasmi dovrebbero dissiparsi. È l'unico modo per arrivare all'elevatore. Allora, distruggiamolo e raggiungiamo quel necromante. Vai, andiamo. Questi qua li abbiamo già affrontati. Abbiamo capito che sono deboli alla luce e anche ai danni taglienti di Stroll. E quindi subito. Guarda che dannini che facciamo. Quanto sto godendo. Non era debole al tagliente? Forse me lo so sognato, non lo so. Prendiamo l'aggro. Massiva. Usiamo un po' Alkenberg come dovrebbe essere usato, ovvero da tank. E poi scateniamoci ancora col nostro bel protagonista. Allora, danni taglienti. Proviamo. Ok, perfetto. Minchia. Grande Stroll.
Ma so, comunque cercata io questa roba. Lo sapevo. Però mi sa che erano danni di Alkenberg. Invece sono danni anche di Stroll quelli. Vabbè, quindi praticamente non possiamo fare niente con loro. Quindi facciamo così. Mettiamo in guardia. Dovrei resuscitarlo. Sì, dovrei proprio resuscitarlo, ragazzi. Però vabbè, iniziamo a curarci. Perché non sa mai. Abbiamo messo all'indietro lei, che tanto c'ha l'aggro, così prende meno danni in generale. Mi ha debuffato non so con cosa. Mi ha colpito a me. Bello come funziona l'aggro. Mazza. Ok, ora funziona. Scateniamoci. Riusiamo l'aggro. Ok, non so quanto duri effettivamente l'aggro. E poi usiamo la luce. Ok, mi dispiace Stroll, veramente. Questi non dovrebbero darci molta exp, quindi dovremmo stare tranquilli. Però mi dispiace che comunque si perde sempre l'exp il nostro Stroll. Tic! L'attacco suo. Ok, perfetto. Dai, ammazziamo. Spero che non evochino altri. Non voglio perdere altro tempo, sinceramente. Dai, a posto. Abbiamo finito? Penso di sì. Succede qualcosa di brutto? No, che okay. Si stava rallentando. Porca Eva, quanta exp si è perso di nuovo Stroll, raga. Stroll sta indietro. Sta molto indietro Stroll. Porca miseria. I mossi sono sistemati. Resta solo il cristallo. Distruggiamolo in fretta. A te l'onore, Pask. E quando mai? Quando mai devo fare io il lavoro? Mi dispiace, Stroll. Ti terremo in vita adesso, mannaggia. Barriera sparita. Mi sa che è sparita anche la barriera. In quella stanzetta che avevamo visto. Basterà dissolvere la barriera. Beh, l'abbiamo appena visto, quindi ti confermo di sì. Finalmente torniamo indietro a controllare. Vai, vai, vai. Quanto pare la barriera si era spezzata. Il secondo cristallo infranto. Non sarà che gli intrusi sono arrivati ai piani superiori? Quindi non bastano i cadaveri a fermarli. Cioè, nonostante avere dei ratti che scorazzano in giro, è uno spettacolo disgustoso. Vai a eliminare quegli intrusi, subito. Consideralo già fatto, signore. L'esercito di Padron Lui non ha posto per gli incompetenti. Immagino tu sappia quali sarebbero le conseguenze. Ma certo, lasciate che vi dimostriamo cosa sappiamo fare. Cioè niente, perché l'abbiamo distrutto prima. Però vabbè. È strano che l'esercito di Stato sia riuscito ad arrivare fin qui. Sarà davvero quel gruppo che usa una magia mai vista prima? Non importa. Possono lottare quanto vogliono, tanto non riusciranno a fermare la calamità. Ma ti veniamo a fare il culo tanto, pezzo de vomito. Vediamo se mi ricordo dove era quella stanza. Forse dobbiamo andare di qua. Torniamo dalla statuina qui. Non mi ricordo sinceramente dove era. Non so manco se riesco a riconoscerla da qua. Forse era al piano superiore. Forse l'abbiamo azzeccata. Forse era questa. Forse sì. Era questa, ragazzi. Ottimo, ottimo che l'abbiamo scoperta. Mi sa che era semplicemente uno shortcut, ragazzi. Mi sa tanto che non c'era molto da vedere qui. Questa scaletta. Siamo tornati indietro, praticamente. Sì. Ok, quindi era uno shortcut. Vabbè. Eccoci all'ascensore. È sparita, ora possiamo prendere l'elevatore. L'elevatore è scomparso. Possibile che il nemico ci abbia scoperti. Accidenti, ora cosa facciamo? Stanno scendendo. Eccoli. Arrivano le cappe bianche. Sono tre cappe bianche. Ah, ok. Adesso dobbiamo stare attenti. Dovete essere voi gli intrusi di cui si parlava tanto. A dire il vero, non mi aspettavo che eliminaste la barriera. Ma temo che la vostra incursione finisca qui. Ora affronterete il trio delle cappe bianche. Scusa se rovino il vostro entusiasmo, ma abbiamo affrontato un mucchio di gente per arrivare fin qui. Possiamo aggiungervi alla lista, oppure potete farci passare. Proprio così. Daremo una lezione a quel necromante e metteremo fine a questa storia. Se non c'è possibilità di dialogo, allora dovremmo piegarvi con la forza. Questo è il nostro metodo. Che metodo, ragazzi. Mamma. Non lascerete questo luogo vivi, vi eliminerò tutti qui e ora. Arrivano, spacchiamoli la faccina. Potrebbe essere complicata la situazione, quindi dobbiamo stare molto attenti. Non sappiamo a cosa sono deboli, purtroppo, le cappe bianche. Mi sa deboli è un cacchio. Però proviamo così, dai. Ottimo, molto bene questo danno. Ma sono deboli a lei, mi ricordo. Ok, lui no, quindi forse soltanto il mago. Che baffa, ovviamente.
Capite che forse non è male uccidere prima il mago? Potrebbe essere un'idea. Forse hanno meno vita comunque. La luce a questo punto, dato che hanno difese diverse, funziona? Certo che funziona, ottimo. Resiste. Vediamo se uccidiamo prima questo, ottimo. Ammazziamo il nostro maghetto qui. Ottimo. Ha sempre più vita lui. Allora, il problema potrebbe essere che... Facciamo così. Non è un problema, è soltanto una soluzione. Ok, vediamo cosa fa. Finché buffa non mi dispiace. Non voglio che ci attacchi. Aia. Forse conviene curare adesso. Stroll, non morire per l'amor del cielo. Possiamo fare un po' di attacchi a lui. Continuiamo qui. Ottimo. E curiamo. Vai. E continuiamo ad attaccare anche questo qui. Dobbiamo gestirceli bene in maniera tale. Attacco diminuito. Spada porticante. Va bene così. Potremmo anche ricurarci. Forse conviene. Conviene non sottovalutarli, eh. Che qua i nemici sono veramente... non dico difficili, però sono imprevedibili, ecco. Non mi veniva la parola. Sono veramente imprevedibili. Riescono a ribaltare la situazione in 2 secondi. Curiamoci. Noi abbiamo finito i PM col protagonista, il che non va per niente bene in vista del necromante, però per sopravvivere questo è altro. Ok, perfetto. Andiamo un po' al danno base. Ok, va bene così. Io spero che il mago a un certo punto non attacchi. Però adesso non lo sta facendo. Ok, fantastico. Possiamo resistere anche a un altro colpo, sinceramente. Vai, continua questi stroll. Facciamo un danno a uno e un danno all'altro. Easy peasy, lemon squeezy. Ti tira una mazzata in testa. A posto. Continuiamo a fare questo. Ci siamo, eh. Tecnicamente con stroll potrei ucciderlo subito l'altro. Però a quel punto attaccherebbe il mago, che il mago è un pezzo di vomito. Ora dobbiamo curare con il nostro protagonista. Continuiamo qui. Perfetto. Cura. L'ultima cura. Ok. Allora, Stroll, tu effettivamente potresti... Anzi, facciamo così, guardate. Siccome quello lo uccidiamo sicuro, facciamogli un po' di danni così. Oh, ottimo, 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 ottimo. Perfetto, e allora ce l'abbiamo fatta. A meno che non ci fa un attacco strano lui, ce l'abbiamo fatta. Ottimo, benissimo. Sono contentissimo di questa battaglia. Colpo base. E poi, no, forse è meglio usare questo senza esagerare, caro Stroll. Finalmente possiamo dare un po' di exp al nostro Stroll. Quanto exp di pigli. E che bello, che bello. Ce l'abbiamo fatta, grazie al cielo. Sembra che ora possiamo usare l'elevatore finalmente. Prepariamoci bene prima di andare. Affrontiamo direttamente il necromante adesso. Io non voglio sprecare risorse così a caso. Vabbè, curiamoci. E poi IPM, dove stanno? Eccoli qua, ne abbiamo 3 ragazzi, ne abbiamo veramente pochi. Perché sono anche limitati nei mercanti ste robe. Possiamo andare? Ah, dobbiamo usare questo forse? Andiamo a livello superiore, vai. Questa stanza potrebbe essere chiusa. Chi c'è? Necromante? C'è lui! Ho sentito che i dati del re del passato venivano appesi al centro della gran cattedrale. Tutte le opere sono state rimosse e al loro posto ha sistemato il suo lord lui, Zorba, maledetta canaglia. Zorba si chiama così, sembra che tu lo conosca. Solo di sfuggita, ha sempre avuto una pessima reputazione. Lui è stato l'unico a ignorare la sua brutta fama e a prenderlo sotto la sua ala. Forse è tipo un detenuto, un ex detenuto. Nei primi tempi da cavaliera, lui era un ingegnere dell'esercito, abile con la magia, capace di animare l'inanimato, ma i suoi incantesimi offensivi erano a dir poco inefficaci. Il suo passato non lo aiutava, poi. Era di umili origini, nonché mezzo sangue dei pagani mustari, tra l'altro. Un altro reietto. Vide il potenziale nei suoi poteri di animazione. Era un'arte subdola, ma di grande utilità. Persino capace di controllare i morti, come avete visto. Deve essere diventato completamente devoto a lui. Lo Zorba che conoscevo era un giovane onesto, anche se un po' schivo.
quindi non è stata una mossa tattica, ha messo su quel ritratto per pura venerazione. Ci sono poche cose al mondo più pericolose di un fanatico, restiamo in guardia. Abbiamo due strade, destra o sinistra? No, abbiamo solo sinistra. Io spero soltanto, oh mio Dio, questi sono rossi? No, sono gialli, ok, livello 15, però sono mostri nuovi, quindi li vorrei affrontare. Andiamo. Becca di questo. Sono lupi? Sono lupi bianchi? Mi sa di sì. Ok, buono. Direi di farci una curetta così. Perfetto. L'ultimo PM sicuramente lo useremo al protagonista, però no, ho paura che non vada benissimo la boss fight del necromante. Posso dirlo? Posso essere molto scettico su questa riuscita della missione? E dovremo tornare indietro e perdere un'altra giornata. A me, oh, io odio perdere le giornate in questi giochi, l'odio. Veramente. Perché possiamo fare tante cose durante il giorno. Possiamo fare le missioni, possiamo aumentare le statistiche. Mi dà fastidio perdere tempo, veramente. Vediamo un po' quanta exp. 66, cioè ci hanno più exp i lupi che le cape bianche. Mortacci loro. Vorrei non affrontarli questi, giusto per capire se manca ancora molto alla fine, oppure ci siamo quasi. Vi prego, necromante, fatti vedere, mortacci tuoi. Finalmente, finalmente, fatti sotto, pezzo di vomito.諦めの悪さだけは褒めてやる。聖堂内は異常なほどのマグラで満ちていた。お前の仕業なのか、ゾルバ。私を知っているのか。まあ、ルイ様のご意向を考えれば、あり得るか。答えろ。あの異様なマグラの結晶、こんな場所に自然にできるはずがない。お前の仕業か？ん？ ああ、強化結晶のことか。私はただできやすくする核のようなものを道に沿って置いたにすぎ。強化結晶？できた結晶を利用して道を塞ぐ仕掛けはさせてもらったがね、魔力の本質たるマグラとは粒子だ。あれはその数種類ある結晶の一つ。 見られたものすべてを狂わす魔性の石だ。ふん、バカな。貴様がちょっと手出ししただけでこの異様な光景が自然に出来上がったというのか。それが強化。マグラの流れの暴走さ。影響を受ければ生き物も凶暴化し何でも敵だと思うようになる。中には体が鱗のように硬化したり、 骨格が歪んで別の動物のようになったりすることもあるよ。強化だと？貴様の狙いは何だ？王爵が欲しいだけじゃないのか？質問攻めだな。悪いが付き合いきれん。私にはやるべき大事な仕事があるのでね。おい、話は済んでない。 君こそ私の話を聞いてなかったのかね。これは骨のかけらか。人揃いに満たなかったクズ骨の有効利用さ。せっかくだ。聞く耳持たぬ。え、ボキミマロ。ノンプロプリオ、ブロ。ウザレオサゴメアルミ。危ない。隠れろ。これじゃ進めない。 どうする? Ritiriamoci per ora. Se respingessimo le ossa, lanciamoci alla carica. Come facciamo a respingerle? Qui siamo bloccati qua. Mortacci vostra. Va bene, ritiriamoci. Giamamono ni tsugitsugi korarete mo kanawa. 見せしめに潰しておくか。来るなら来てみるがいい。 Dobbiamo trovare un qualcosa che ci serva per neutralizzare le ossa. あれで王の絵を穴だらけにしたわけか。なんたる不敬な。 Così ci riposiamo, però comunque perderemo sicuramente tempo. 他に道はないし、あれを突破するしかないが。避けられない上、防具だけでは全身をかばえない。
Ci serve il quarto membro, ecco cosa ci serve. Se qualcuno si sacrifica, prima o poi finirà i proiettili. Potremmo usare uno scudo. Una porta a scettro reale. Il ritratto di lui. Beh, sarebbe figo. Oh, porca miseria. Perché no? Una porta è la cosa più geniale. Però voglio rispondere così. Ha avuto senso questa roba. Quanto sto godendo? Quanto sto... Sono un genio, ditelo. Sono il miglior leader che potete mai sognarvi. Pezzi di vomito. Ah, ok, già si combatte, perfetto. Lanciamoglielo addosso. Vedi quanto è grande il quadro. ゴミだと貴様ら蜂の巣に捨てくれるな。いいのか、先にルイ様のご尊厳に穴が開くぞ。卑怯な。どの口が言ってんだよ。黙れ。何も理解していない無能どもめ。これ以上余計な時間は使えん。大事な用事があるんだ。だが Combattiamo sì o no, santo Dio? Io gli avrei lanciato il ritratto addosso, tipo. L'avrei combattuto, ma a quanto pare dobbiamo continuare a seguirlo. Siete blu? Non si sa. Spero di sì. Non sono blu. Mortacci vostra. Quanto ci danno? Vediamo subito. 80. Beh, sono i migliori fino ad adesso. Vediamo un po' dove arriviamo, ragazzi. Allora, qua abbiamo la stanza delle necessità, chiamiamola così. Di quasi prosegue. Allora, facciamo così. Prendiamoci il checkpoint. Noi comunque ce la proviamo la boss fight. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non riusciremo a fare assolutamente niente. Però first try, proviamo a farla così. E in caso torniamo indietro, ci riposiamo e niente. Oh, ma porca miseria, sto necromante ci vuole sfidare. Stiamo andando a mezz'ora avanti. C'è un altro episodio così senza uccidere il necromante? Non lo accetto. La facciamo? Oh cacchio. Il sigillo sulla porta è stato infranto. Ah, ok, è già entrato. Va bene, allora ci siamo, ragazzi. Vedi, facciamo la prova e poi dobbiamo andare a riposare. Usiamo come prova anche per capire cosa è debole. Quindi approfittiamo anche di questo. Così poi se ci andiamo a riposare partiamo avvantaggiati e sappiamo le sue debolezze. Vieni qua, fatti sotto, grande figlio di buona donna. Osaka ubawareta ka. Masaka hontouni jiriki de tobira no fuuin o kaiju suru to wa. だが奪ったのに外へ出た様子はなかったぞ。王爵だけが目的なら残る理由はないはずだが。奴はどこに行った？誰も姿を見てない以上まだ近くに。残る出口はあそこだけよね。この先となるとおそらく屋上か。しかしなぜわざわざ上に。奴の目的は 王爵を奪うだけじゃない。その上で最悪の人やらを起こす気なんだ。門が開けるまでにと言っていたな。必ず食い止めるぞ。Stiamo salendo belli belli in cima. Fortunatamente non c'è nessun nemico. Ah, siamo proprio vicini anche al re. Chissà che cacchio vuole combinare questo Zorba. Non so se lo scettro, non penso si possa usare. Manco nemmeno lui potrebbe usarlo, secondo me. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Vabbè, facciamo la nostra prova. Moriremo sicuramente, ma non fa niente. Kore ga Oshaku.
全ての魔導機の元となった神器の一種か。あとは向かいの凱旋者にこれを渡して。何時民の信託を得ぬ者が王権を得ることは。ti prego disintegralo re, ti prego. Quanto sto godendo, quanto sto godendo. 来たるべき日まで王爵は我が元にてあず。もうそれ fottuto, cretino. 最も信託を得た者のみが王の魔法を引き継ぐである。おう、あくまでも最も信託を得た者にしか王爵は渡さないというわけか。Quindi tutto il suo piano incredibile è servito a un cacchio, fondamentalmente. もはや誰も、ルイ様を。Già, fa tutto sto casino, ha levato la protezione dello scettro, per niente, se ne è fottuto il re, fantastico. ため込んだマグラが放たれた時。神はどんな顔でルイ様に助けを求めるんだろうな。いたぞ。Non se ne frega niente, cioè. C'è un sistema di sicurezza, appunto, e basta. あれは誰のものにもならんそうだ。今はまだな。分かったら消えろ。愚かさへの哀れみとして見逃してやる。貴様を倒してルイの居場所を聞いたらな。お前たち、まさか私を倒せるつもりでいるのか。In realtà no, però certo che possiamo. Non possiamo, te lo dico io. 当たり前だ。なるほど。考えがわからんのも当然か。お前らの頭は空っぽなのだな。随分と悪い顔になったな、ゾルバ。またお前か。私の何を知っているというのだ。女の騎士に知り合いなど。いや、赤髪の騎士。お前、王子を守り損ねた間抜けな木の枝どもの一人か。そういう貴様は今や死人使いか。落ちるところまで落ちたな。王爵は失われたが、本当の世直しはここからだ。この国に本物の恐怖を教え込んでやる。図に乗るなよ、ゲド。貴様には牢屋が似合いだ。真の正しさもわからぬ愚か者には死をもって償ってもらうしかないな。喜べ、お前たちもあの間抜けな暗殺者のもとへ送ってやれ。 Adesso sono cazzi nostri。 さあ死ね。そしてルイ様の大いなる波動の礎となれ。何が波動だ。 Spero solo sia debole alla luce。 ルイの居場所を入ってもらうぞ。 Questo potrebbe ribaltare la situazione。 多くの命をもてあそんだ報い、受けてもらう。Ok, siamo una cacca. Tanta cacca. Ti prego, dimmi che sei debole a questo. Che tristezza. Posso essere così triste nella mia vita? Madonna santa. Vediamo qua. Non è debole, è un cacchio. Sto tizio, santo Gesù. Baffiamoci. Difesa, forza. Aggriamo. Attaccaci. Aiuto. Paura. Ok, allora. Aia. Che botta mi ha dato. Possiamo adesso indebolire questo. Però non con la luce, secondo me. Allora, dobbiamo. Forse gli stiamo levando un po' di vita comunque. A meno che non c'è una seconda fase. A metà vita, tipo. Lui era debole. Io veramente non ho parole. Non ho veramente parole. Oh no, sta evocando un po' di gente questo. Mortacci suoi. Vabbè. A che serve l'aggro? Ma no, comunque ho fatto un po' di danni, un po' troppi danni avete fatto. Non è debole. Oh, miseria. Per forza così devo fare. Ok, va bene. Posso capire se sei debole anche. Ah, meno male, va. L'hanno riuscito a capire, meno male. Mortacci tuoi, affondo aereo. Grande, schifoso che non sei altro.
becca il cavaliere nei denti. Fatemi un danno clamoroso, un critico. Posso avere una botta di culo ogni tanto? Oh mio Dio. Il critico l'ha fatto quando ho voluto il turno. Si cura forse? Ok, no. Questo non va bene. Questo non va per niente bene. Porca Eva, portaccia la miseria. Non è possibile. Allora, facciamo così. Ammazziamone uno. Così otteniamo anche il turno extra. Ok. Resuscitare amico Frizzi. Ok. E poi pure con... Oh, che bello. Mamma mia, che strategia. Attenzione. Stroll non ha PM. Zero proprio. Basta bucare gente, tu altro, ti odio, come non mai. No. Beh, sì, vabbè, 200 danni, ragazzi. Ma stiamo fuori di testa qua. Ma che senso ha? Come cacchio devo fare a uscire da questo? Debolezza. Lei non serve proprio a niente, ragazzi. Veramente, è proprio una tristezza unica lei. Non serve a niente. Torno indietro e faccio cure. In realtà non dovrei curare da solo, quindi facciamo così. Facciamo gli egoisti. Teniamo indietro il nostro protagonista. Candera. Oh no, è sempre debolezza. Oh, ma porca miseria, siete deboli a qualsiasi cosa. Ragazzi miei, sì, vabbè, facciamo fa. Sì. Guardami fuori, basta. Sì, vabbè, ragazzi, dai. È debole a tutto, a qualsiasi cosa. Dai, non è possibile, come faccio? Comunque la riusciamo a fare. Se riusciamo a giocarcela bene, riusciamo a farla. Però sono deboli a tutto i miei tizi. A che cacchio dobbiamo fare? Eccoci ritornati, ragazzi. Purtroppo ho dovuto fare quello che temevo, ovvero tornare indietro, riposarmi. E adesso siamo qui pronti ad affrontare Zorba una volta per tutte. Non è detto che vinceremo, però adesso finalmente possiamo usare tutte le nostre tecniche. Quindi proviamoci. Allora, io direi che facciamo sempre la nostra, il nostro buff alla nostra Hulkenberg, che adesso potrà sfruttare i suoi attacchi insieme a Stroll. E io direi che possiamo adesso sì, sbizzarrirci. Bello, bello. Quattro critici, grande, grandissimo. Iniziare benissimo così, fantastico. Penso che lo massacriamo questo adesso. Finalmente possiamo dire la nostra con le nostre tecniche. Al prossimo dungeon, ragazzi, ci dobbiamo riempire di roba che ci danno i PM, perché sennò è un problema. Però questo qua ci è servito appunto da capire quali risorse ci servono e soprattutto quante risorse ci servono. Ce ne servono veramente troppe. Allora, facciamo un attacco normale qua, così sappiamo che è debole, mentre noi con la nostra Hulkenberg continuiamo ad attaccare come se non ci fosse un domani il nostro Zorba. È già a metà vita, giusto per dirvi una cosa. A posto, guarda che bel dannone. Se mi fai un critico non sarebbe male, eh? Ogni tanto posso avere anch'io qualcosa di caruccio. Lo continuiamo a fare smussamento. Ok, buono, buonissimo. È già quasi a un quarto di vita. Blocchiamo un altro cadavere, lo distruggiamo. Ok, io direi che possiamo anche non attaccare, secondo me. Cioè, nel senso, possiamo non curare, volevo dire. Continuiamo a fare i nostri attacchi senza mai fermarci. Let's go. Quanto incavolato, guarda. Ottimo. 412, buonissimo. È già messo in ginocchio. Colpiamo lo zombie perché non voglio comunque. Allora, potremmo provare anche a fare così. Tanto il prossimo turno dovrebbe andare giù. Prendiamo con un altro. Facciamolo giocare un po'. Vediamo cosa riesce a fare. O così. E ribalto la situazione. È capace. È davvero capace. Continuiamo. Vai, vai, vai. Questa volta saltiamo. Critico. A posto. Sistemato. Facilissimo. Quando abbiamo tutte le risorse attive. Quando abbiamo tutte le nostre statistiche attive. Mi ha dato così poca exp. Ok. Strano, però finalmente Stroll si becca un po' di exp. Ok, perfetto. Distrutto.
una tecnica, indole cauta. Lei comunque non imparerà mai attacchi, mai. Non serve a nient'altro. Lei è un consumo di PM infinito.死んでも喋るもんか。さっさと殺せ。用なしになれば、ルイはお前だってあっさり切り捨てるぞ。ルイ様こそ我が全てだ。フレマール族には分かるまい。なあ、そこのお前、エルダのお前になら分かるはずだ。排除されてきた俺の気持ちが。この国は異種族が嫌いなのさ。融和など建前だ。俺たちは今も蔑まれ、 貧乏くじを引かされる。昔は信じてたさ。国につくせば報われると。だが聞いたんだ。権力者どもの本音を、異種族など使い捨ての道具だ。危険な認知で生きた盾になってもらう。そう言って笑ってやがった。だがこんなことをすれば、そいつら以下だ。知っているか。 マグラは負の感情が生み出すという説がある。魔法とは元来とても危険な術なのだ。限界までマグラを食べるつもりだったらもういい。 per caso la seconda fase? Inizio ad avere paura. 聖教ごときにこの世は救えん。神がいるとすれば ルイ様ただ一人だ。 貴様何をした。 このためにマグラを貯め続けていたのさ。 Ah, vuole far saltare in aria tutto. Pezzo di vomito. 最悪を味わうがいい。 おい、 ルイの行き先はどこだ。 ルイ様 si è pure suicidato. Porca Eva. くそ。 Che razza di roba sta arrivando? Nanda, questo kanji wa? È l'umano che si è risvegliato, porca Eva! Ningen te... Masaka, lui ga kokusou de motte kita ano dekkai yatsu? Shitai ja nakatta no? Iya, shitai o abare saseru no wa Zorba no daitokui daro. Sta distruggendo Grand Trand. Se non lo fermiamo, il giorno della calamità di Zorba si avverrà. Oh mio Dio. Dobbiamo dare una mano. Sì, dobbiamo proprio. C'è un gigante che sta distruggendo la città. Attack on Titan, comunque, confermato. Anche qui. Incarico completato, ottimo. Adesso dovremmo averne un altro. Infatti. 5 giorni mancano a questo incarico. Non so se ci possiamo riposare. Dobbiamo andare diritti diritti contro il gigante. Per fortuna siamo riusciti a scendere. Crollava tutto, ce la siamo vista davvero brutta. La magia di Zorba ha demolito ogni cosa. Che disastro. La nostra uscita è più avanti. Dovrebbe dare sulla piazza C della cattedrale. Andiamo a fermare quel mostro. Non sarà facile. Non sarà per niente facile, caro Stroll. Non so cosa riusciremo a fare, ma ci proviamo. Magari se si vuole aggiungere un quarto membro, non sarebbe male. Nante cosa da? Zorba no yatsu. Hajime kara kore o neratteita no ka? Oh santo Dio, quanto è brutto. Koko wa denka no omodori ni naru miyako da. Kono ba de shimatsu shite yaru. Machi o nakusu no wa mou gomen da.
sembrano un po' creature di Cronenberg, questi umani. Sono bellissimi. Quei cosi che girano intorno, cosa sono? Ma veramente paura, ragazzi. È troppo strano. Ok, quindi dobbiamo colpire. Ok, va bene. Il cuore dobbiamo colpirlo quando cade. Insomma, capire la cosa è debole. Speriamo la luce, non lo so. Beh, comunque facciamo i danni, Non è affatto male. Forse il fendente potrebbe essere utile. Nì. Però abbiamo questo. Aspetta, aspettate. Non abbiamo PM? Perché non possiamo usare la sintesi? Alcune cose veramente non le capisco. Vabbè, comunque attiviamo l'agro, va? Così dovremmo poter sia attivare la sintesi sia ottenere difesa da qualsiasi cosa lui faccia. È proprio strano, raga. È forte strano. Bellissimo, ma fa paura. Ok, attacco normale. Dovrebbe bastare. Ora cade. Attacco normale, ha detto. Ci proviamo. Forse è debole. Proviamo. Oh, non lo so. proviamo la. Abbiamo i PM, quindi non è un problema. Ok, resiste. Dai, amico mio, dai, Stroll. Ok, Stroll potrebbe essere interessante. Non sembra difficilissimo. Adesso abbiamo vedere se si alza. Sta riprendendo l'equilibrio. Eccolo che si rialza. C'è una casa dentro di lui. Che roba è? Che roba è, ragazzi? Che sta succedendo? Non ho capito. Aggressore. Aspetta, non sto solo cercando di capire. No, non devo fare questo. Ok, aggressore. Vai. Vediamo. Ok, comunque i danni ci sono. Spammiamo, non lo so. È stranissimo che ci sono quelle persone là dentro. È troppo strano. Perché non possiamo fare questi attacchi? Bello, bellissimo. L'imboscata ci hanno usato. Porca miseria. Forse è meglio curarsi adesso. Reginazione del guscio. Ah. Ok, non ho capito niente. Ho capito, figlia mia, ma devo fare un po' troppe cose, mo. Mano destra, il cuore. Ma puoi fermare due secondi? Voglio soltanto mirare alle altre cose. Come faccio a farlo senza che il bersaglio... Ok, così, perfetto. Mano sinistra, mano destra. Dove casino, raga. Ah, il guscio perde l'equilibrio e possiamo attaccare il cuore. Però dobbiamo sconfiggere la mano destra e la mano sinistra in maniera tale che il guscio non si ripristini. Un bel macello. Vediamo se sono deboli alla luce questi. Non sono deboli, è un cacchio, porca miseria. Non siamo. Non sono deboli a niente. Porca Eva. Forse avrei dovuto curarmi. Forse lo posso fare così. Gli M ci sono. La vita un po' meno. Amahond. Ok, meno male che l'ho curata. Ok, perfetto. A luce non è debole. Non siamo per niente. Forse è meglio curare, va? Facciamo una curettina così. Abbiamo tutte le risorse possibili e immaginabili. Iniziamo a spaccargli una mano. Che ne dici? Caro Stroll. Ottimo. Sintesi, perché non la possiamo usare? Io voglio capire. Io non voglio capire queste cose. Mi dà fastidio non capire. Bravo, finché sa questo attacco a noi che frega veramente poco. Viva luce, ottimo, a posto. Vedete cosa facciamo adesso? Iniziamo a colpire un po' il guscio. Ottimo. Poi facciamo abilità fendente.
Ammazziamo la prima mano. Ottimo. E colpiamo il guscio. Allora, Stroll colpisce le mani. Oh, bello, 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 bello. Ci stiamo pogliando la mano. Ok, perfetto. Falciata. Ok, questo è attacco nuovo. Non mi ha fatto molto danno. Altra falciata. Beh, due attacchi ad aria però non mi piacciono, eh. Mi raccomando a te. Facciamo la spada vorticante. Ah, possiamo fare finalmente i nostri attacchi sintesi. Però stavolta... Oh, attacco d'aria, finalmente. Ok, abbiamo attacchi sintesi anche con gli altri, quindi. Beh, questo è molto utile. Ottimo. Ancora falciata. Solto dobbiamo curare, però. A chi attacca? Va bene, dobbiamo curare per forza. Ora, ora per forza. Ah, il guscio teniamocelo comunque piano. Ok, pure. Vai. E poi Stroll ammazza la mano e possiamo abbatterlo. Ok, vai. Sminuzziamo. Molto bene. Prossimo turno ci siamo. Ancora falciata. Fai un'altra falciata. No, fai attacco stupido. Ottimo, perfetto. Forse dovrei curare ancora, sapete? Vediamo se la nostra Alkenberg riesce. Perfezione. Allora, facciamo una cosa un po' più egoista, va? Facciamo così. Intanto Troll sta comunque abbastanza bene. Mettiamo su cavolo il coso. E ci siamo. Ora sul cuore, andiamo. Andiamo cattivelli anche. Vediamo se possiamo usare la sintesi di Alkenberg. Perché non me la fa usare? È quella che vorrei capire. Ora la fa usare. Forse deve essere a portata di mano il nemico. Non ho idea. Non ho veramente idea. Damos piccolo. Ok, 281 danni. Mi piace. Facciamo così. PM ci sono. Ok, resiste. Non è che possiamo fare moltissimo. Sta riprendendo. Ah, subito si è ripreso. Pancavolo. E mo adesso ci abbiamo qua l'imboscata. Molto strana questa roba. È troppo strano sto nemico. Si stanno tornando. Finalmente Gallica serve a qualcosa. Vai, 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 vai. Chiede Gallica di distrarre le truppe per far controllo del loro sistema. Vai, vai, vai. Sì, 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 vai, vai. Muoviti, muoviti, Gallica. Fai qualcosa. Minchia, Gallica. Perfetto. Potevo chiedergli meglio. Beccati questo. Ok, e mo? Posso colpire solo il cuore adesso. Però non è a portata di mano, giusto? No, adesso sì, non lo capisco proprio. Non ne ho idea, ragazzi. Mi dispiace che queste cose ancora non le sto capendo. Dobbiamo studiarcele veramente bene. Ci sono rimasto non male, di più. L'attacco è fallito. Quanto sto godendo. Oh mio Dio. Mi sta ricreando. Ah, si sta ricreando il guscio da solo. Ok. E allora lo rispacchiamo, fratello mio. Perfetto. Easy. Puntiamo al cuore. Tocca a Stroll. Bravo Stroll. Fai sminuzzamento. Ok, 4 colpi. Fantastico. Vai a fondo aereo. Facciamolo veloce. 314, buonissimus. Ha perso l'equilibrio, non si è rialzato. Cerchiamo normale perché è forte contro la luce. Altro sminuzzamento. 3 colpi, fantastico. Abbiamo finito il BPM? No, però non posso usarlo. Perché? Non lo so. Non ne ho idea. Dipende dall'equilibrio. Ah, perché non abbiamo i turni. Ecco perché. Ora ho capito. Perfetto. Stai ripristinando? No, sono tornati i soldati. Sono tornati. Gallica, ci serve di nuovo la tua manina. Non posso muovermi. Mannaggia a te, Gallica. Mannaggia. Becca di questo. Quindi praticamente non abbiamo un modo per velocizzare Alkenberg. Perché Alkenberg servirebbe che fosse più veloce di Stroll in maniera tale, a meno che non è
No, bugia, sto scherzando, perché il numero 3 siamo noi, però attacchiamo per primi. Ci deve essere una statistica che ci fa attaccare per primi, quindi... Va bene, simbruzzamento. Ok, non abbiamo turni. Dovremmo provare a ucciderlo col cuore, eh? Non ce la faremo mai. Ci provo, comunque. Vabbè. Becchiamo l'imboscata, però. E invece sono stati sconfitti i soldati. Sto godendo. Urlo dell'anima. Quattro icone turno. Guscio ripristinato. Ok, attacco stupido. Falciata. Bello. Meraviglioso questo. Fantastico. Spacchiamolo. Ok. Beh, è morto, ragazzi. Abbiamo ucciso un coso gigantesco, orripilante. L'abbiamo fatta. Easy. Pendente. Boom. Ottimo. Dai, un bel po' di exp per tutti. Sono tutti vivi. ...1100 di exp, mamma quanto sto godendo. Sì, che bello. Abbiamo finito anche la missione di Mor, perché abbiamo portato al più di 10 il guaritore. Fantastico, fendente critico, bravo, bravissimo. Yoyaku, yatta ka. Aratamete rei o yu. Oto o mamoru tame ni inochi o kakete kureta. 守れてなんかいないだろ。王とどころか一緒だったグライアスさえもういない。ストローヌ、国葬の日の朝、マリアと約束したんだ。帰ったらみんなで夕飯を食べようって必死に戦ってみたが、結局過去は消えやしない。 Abbiamo fatto il possibile, non è stata colpa tua, non esiste una risposta semplice. Abbiamo fatto il possibile. Tecnicamente sì, però non è colpa sua. Stroll,のせいじゃない。責任がないなんてことあるかよ。自分が情けないよ。約束なんてするんじゃなかった。 Na, Stroll. アルセスは自ら選んでこの国のために生きたんだ。彼がいなければ王子殿下は生きていない。私も君らと出会えず真実を知らないままだった。彼だけじゃない。ここで倒れた誰一人の生涯無駄なんかじゃない。もちろん君らの働きもな。いたぞ、彼らだ。 Adesso abbiamo tutto di reputazione, forse. Forse apparirà la nostra testa vicino a quella di lui e a quella del Papa. よくぞあの男の悪行を止め、人間を打ってくれた。おかげで兵たちの仇も取れた。ルイに頼らずとも人間を倒せる者はいると。希望か。言わせてくれ。俺たちの知らないところで見ていてくれた人たちがいたんだな。希望か。久しぶりに聞いたな。口にするのは簡単だがね。ただそれがある限り前に進めることも確かだ。ああ、そうだな。 Ok, anche questa è completata. Mi sa che abbiamo questi 4-5 giorni rimanenti che possiamo fare qualcosa, ma ovviamente lo faremo nel prossimo episodio. Quindi non era Zorba aver lanciato la maledizione. Sì, praticamente il re lo sta proteggendo, quindi... Ok,
にそういうつて全然ないし。だがこれだけの騒ぎの後だ。軍も余裕はない。過剰な期待はしないでくれ。こっちも準備がいる。今の俺らじゃ力不足だ。ゾルバ一人に手こずるようじゃルイに勝てない。ルイの情報が入るまでの時間有効に活用しなきゃね。Eh già, con saggezza il nostro tempo, mortacci vostra. Prendiamo le nostre abilità, raccogliamo informazioni, riposiamo per ora. Beh, in effetti riposare dopo aver sconfitto Zorba più un gigante. Raccogliamo informazioni però. そうね。それは本当に何とかしないと。まずは身近なところにいる人と話してみるとか。ひとまず宿に戻りましょう。マリアの様子も気になるしね。さてお耳を拝借。王宮は空に浮くわ、おかしな岩は出てくるわで、みんな目が白黒してることと思う。正直俺もそうだ。でも一番のびっくりは次の国王の話だ。民の信託、つまり俺たち国民の意思で王が決まるらしい。今日のお題は空や岩に浮かんだいくつもの顔についてだ。おお、ちょうど知りたかったんだ。正教会が調べたところ、顔の大きさには意味があるようだ。支持を多く集めてるものほど大きくなってる。現在の1位がフォーデン様、次いでルイ様の順だな。当然フォーデン様よね。というか2位と意外に僅差で驚いたわ。なことはねえだろう。ルイ様男らしくてしびれるじゃねえか。Lui è un uomo del popolo. Ha provato a distruggere la tua città, razza di idiota. Mate, mate. Minna, 1位 to 2位 baccari ni me ga itte nai ka? Daiji na no wa soko ja nai. Ii ka? Minshu no shiji sae atsumereba dare demo, anta demo ore demo, kokuo ni narechimau nda zo. Sassoku, ou ni natte yononaka kaete yaru tte hana iki arai yatsu ga wansaka dete kite iru mitai da. Omoshiroku natte kita ro? あんた、教会の工事人だろ。そんなこと触れ回って大丈夫なのかい。俺ごときの言葉で揺らぐフォーデン様じゃないさ、多分な。それに未来の王になるかもしれない顔ぶれ、興味あるだろう。俺は今後めぼしい候補たちを伝えていこうと思ってる。この俺、工事人アルバス・バトリンの顔覚えて帰ってくれて損はないぜ。Sarà un altro archetipo questo? Magari ce lo possiamo ingraziare in qualche modo. Okaeri, kitayo. Lui no testa no akuto tachi o taiji shitan datte ne. Siamo troppo forti, troppo forti. Se le notizie viaggiano in fretta. Tada no yadoya to wa chigau kara ne. Jōhō wa inochi san. Kore de ano hito mo sukoshi wa mukuwareru ne. Anshin shite hoshii.意志はしっかり継ぐつもりだ。それでマリアの様子は？部屋に閉じこもったままさ、食事も取ってくれなくてね。それにしても街騒がしいね。人間を倒したせいかと思ったらそれだけじゃないみたい。どうやら国王候補が乱立してるらしいな。民が多いな。もう一つのガラン。Però chissà cosa succede fra 4 giorni. Jizuwa, uwasa ga aru nda yo. Chikajika Foden sama ga nani yara ooki na ofure o dasareru tte ne. Sugata o kuramashita Rui mo kore de mukou kara kao o dasu shika nakunaru daro tte seikyou no shinkan tachi ga morashita rashii. Sou nano? Honto nara negatte mo nai kedo. Ofure wa 22 nichi goro daro tte sa. Kouyu hidori no hanashi ga hakkiri shita uwasa wa tabun 本当だ。今後の身の振り方はそいつを待って決めた方が良さそうだな。どの道他に手もない。出方を見よう。Sono i consiglieri del re tecnicamente loro。今後は我らが国を導くのではなかったのか。こしゃくなお。よもや死後に発動するよう仕組むと。Un piano piuttosto strano, direi anche. 空の顔。本当にあれは国王なのか。あんな石の顔がなんだ。無視して
我らは新たな王を。誰も納得せぬでしょう。あのような天変地異、王の魔法以外には考えられない。それよりもルイが狙われた時、謎の魔法が守ったように見えました。あれも王のしたことでしょうか。例の怪獣だかに長けた娘に調べさせたはずでは。あよう呼んでまいれ。はじめまして、シグナス本家よりまかり越しました、デラ・メランコリフ・シグナスと申します。挨拶などいい、結果だけ報告しろ。Cattiveria, mamma. Anche lei fa parte di una tribù minorata, forse, boh. È un'ischia. Osoraku tami kara shintaku o ete iru mono ga chikara de haijo sareru koto o fuseide iru no dewa nai ka to. Ittei su no tami kara shiji o eta mono wa korosenaku naru. Tsumari, ou no mahou no ichibu to omowaremasu. Nara...ルイはもう殺せないということか。Beh, se tutti quelli che sono sulla roccia dovrebbero essere immortali tecnicamente, credo. E forse è per quello che respawniamo. Dovrebbe essere interessante questa meccanica. として戦う場合です。殺させないんじゃなく暗殺させない魔法。Ah, bisogna sfidare a duello un qualcuno, cioè bisogna dichiarare che bisogna ucciderlo praticamente. Non si possono assassinare, ma se lo dichiari, sì. Dichiari in maniera ufficiale, ovviamente, con un duello.力による動物の秩序を望む輩が存外多いようだ。実際そういう連中は見た目も動物ですからな。強き王を望むならば力を披露するしかあるまい。我らなりの文化的で華のあるやり方でな。暗殺を防いだくらいで泥沼の競争させようなんて、陛下は何をお考えなの。Pazzissimo il re comunque. Da morto ha fatto un ugasino. Ecco qua, arriva, il tempo scorre. Ok, benissimo. Tecnicamente adesso possiamo fare un po' il cavolo che vogliamo noi. Bene Space Gamers, per questo episodio è tutto. Abbiamo 4 giorni di attività. Sicuramente finiremo la quest di Brigitta, ma c'è anche la nostra Alkenberg che ci vuole parlare, quindi forse avremo anche una missione con lei. Quindi ragazzi miei, grazie mille per la visione. Nel prossimo episodio ne parliamo un po' meglio di quello che è successo e sicuramente continueremo a leggere qualcosina dal nostro memorandum, così si chiama, diciamo, questo glossario che abbiamo. Grazie per la visione, ci vediamo ad un prossimo video.